Tra 15 giorni il caso Miramare affronterà il processo di secondo grado dopo le condanne inflitte dal Tribunale di Reggio Calabria al sindaco Giuseppe Falcomatà, sospeso dalla carica lo scorso 19 novembre per gli effetti collaterali della legge Severino scaturita dalla condanna di abuso d'ufficio e a quasi tutta la sua prima giunta municipale. La Corte d'Appello, infatti, si riunirà il prossimo 13 settembre, il giorno che chiude la festa della patrona, per celebrare la prima udienza del processo Miramare. Il primo cittadino sospeso è stato condannato in primo grado a 1 anno e 4 mesi nel processo nato dalle accuse di abuso d'ufficio e falso per presunte irregolarità nelle procedure di affidamento del Grand Hotel Miramare. Assieme al sindaco sospeso sono stati condannati a 1 anno anche gli assessori appartenenti alla prima giunta, Saverio Angelone, Armando Neri, Rosanna Maria Nardi, Giuseppe Marino, Giovanni Muraca, Agata Quattrone e Antonino Zimbalatti. Stessa sorte anche per il segretario comunale Giovanna Antonio Acquaviva, per la dirigente comunale, oggi a riposo, del settore servizi alle imprese e sviluppo economico Maria Luisa Spanò e per l'imprenditore Paolo Zagarella, il quale aveva avuto in uso il Miramare dopo aver concesso a Falcomatà i locali della sua segreteria politica durante la campagna elettorale che lo vide trionfare contro Lucio Dattola, candidato del centrodestra. Il 13 settembre dunque ci sarà la prima udienza davanti ai giudici di secondo grado, si costituiranno le parti e poi sarà fissata la calendarizzazione delle successive poche udienze che serviranno per arrivare alla sentenza di appello. In caso di assoluzione, ovviamente, verrebbero meno gli effetti della legge Severino, sicché Giuseppe Falcomatà potrebbe riprendere regolarmente il suo posto a Palazzo San Giorgio.